Società abbiamo un po' tutti i problemi, esattamente, sì, di sonno, di sì. Allora, io posso darti dei consigli iniziali per cercare di riposare meglio, però una visitina sarebbe opportuno farla, che cosa dici? Ascolta, Mauro, sai che cosa ci metterei anche? Secondo me il sovrallenamento. Sì, potrebbe essere una forma di stress anche quella. Te l'ho detto, secondo me passi troppe ore in palestra. Poi se ci mettiamo il lavoro, la famiglia, la ragazza, eccetera, però quello è un punto. Bene, mangi a sufficienza, però lì sono perché ti vedo un po' macrolino, ti vedo un po', sei molto tirato, meno il viso, da quello che vedo io, il viso, il collo, sei molto tiratino, quindi non è che mangi, ti alimenti, sì, ti alimenti correttamente, voglio dire. Ascolta. Ascoltami bene,
così è meglio. Anche se io immagino già un po' quali siano, sì, le varie problematiche che mi stai raccontando. Ascoltami, Maurino, guarda un po' qua. Ok? Sì, osserva bene. Quante bacchette vedi? Sono delle bacchette. Ok? Seguile con gli occhi, gentilmente segui queste bacchette con gli occhi. Perfetto. Segui le bacchette con gli occhi. Va bene. Sono più vicine. Perfetto. Guarda se una bacchetta è più vicina rispetto all'altra. Segui il movimento. Segui il movimento, non guardare i miei occhi, non guardare i miei occhi, segui solo ed esclusivamente il movimento. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora, segui il movimento, dimmi se noti una diversità nei colori di queste bacchette. Una è sempre più vicina e l'altra è più lontana. Dimmi se noti la differenza e se riesci a distinguere i colori. Mauro, calma e tranquillità. Segui la bacchetta che si muove. Ok, è la bacchetta più vicina da un colore. Azzurro, perfetto. Ora, sì, dimmi la bacchetta che vedi in movimento. È sempre la stessa, non guardare i miei occhi, non guardare il mio naso, segui la bacchetta. Di che colore è la bacchetta? Perfetto, perfetto. Hai detto colore verde, ottimo. Continua a seguire la bacchetta. Ok, perfetto. Dimmi se vedi le bacchette, se sono orizzontali o verticali. Le bacchette sono orizzontali o verticali. Perfetto, 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 perfetto. Ok. Le bacchette sono orizzontali o verticali? Sono orizzontali o verticali? Si muovono o sono ferme? Non guardare me, segui le bacchette. Perfetto. Sai che hai gli occhi un po' lucidi? Non hai misurato la temperatura, vero? Sì. Allora facciamo una cosa. Guarda che lì vicino a te, lì vicino a te. Beh, bravo, c'è una mascherina, è nuova. È nuova. Puoi indossare gentilmente la mascherina. E se dobbiamo avvicinarci, quindi. Più che altro per i germi, per bravo, 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 bravo. No, non c'entro quella roba lì del 2020, non c'entro, lascia stare. Ok, ok, ok. Sono mascherine chirurgiche che servono per proteggere me e te. Noi quando parliamo emettiamo delle microparticelle di saliva. Quindi se io avessi già non ti vedo tanto bene. E se ho un raffreddore, un'influenza, eccetera, eccetera, qualche batterino che gira, te lo posso attaccare così. Non è che fa miracoli questa mascherina, però, va bene, va bene, va bene. Allora, ascolta. Sì. Allora, fammi vedere un attimo, fammi vedere un attimino. Guarda i miei occhi. Perfetto. Qua, 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 qua. Guarda, guarda i miei occhi. Guarda i miei occhi. Guarda questo.
sulla sedia, non ti muovere, mi raccomando, ok, allora, vedi, questa è una biletta, segui come, come abbiamo, calma, rilassati Mauro, segui la bacchetta, segui il movimento, bacchetta, scusami, questa torcetta qua, segui il movimento della torcetta, la vedi? Ok? Ora, fissa i miei occhi, guarda i miei occhi, guarda i miei occhi, non guardare la torcetta e dimmi se la vedi accesa o spenta. La vedi accesa o spenta? Guarda i miei occhi, fissa, Mauro. Fissa i miei occhi, my eyes, ok, fissa, perfetto, fissa i miei occhi, si sta muovendo, giusto? Si sta muovendo, ora dimmi se ha dei movimenti, ok, cerca di guardare i miei occhi con la visione periferica, guarda, fissa i miei occhi, guardami bene negli occhi, vedi ancora la torcia? Era accesa o spenta? Guarda i miei occhi, era accesa o spenta? Visto che ti sei allontanato, come ti senti? Oh, molto bene. Ascolta, quindi solo il fatto che tu sia in mia compagnia ti stai già rilassando e ti senti anche meglio. Vedi che avevi... Ascolta un attimo, prendi questo, aspetta, alza un attimo. Sì, così, alza un attimo, ok, fermo così, attendiamo un attimino quando suona, vediamo un attimo la temperatura corporea per vedere, no, per sicurezza, perché devo essere certo che tu non abbia la febbre, ti senti un po' così, però, senti, come va la tua vita? Intanto parliamo un attimino, così aspettiamo l'esito del termometro. Come va la tua vita sentimentale? Io, sì, ho studiato anche psicologia. Plurilaureato. Ti ho fatto una domanda, lascia perdere. Come va la tua vita sentimentale? Mauro, voglio capire, cercare di capire qual è il problema. Ok, quando avete bisogno l'uno dell'altro di qualcosa, voi ci siete presenti nel presente, nel qui e ora? Perfetto, quindi non ci sono mancanze affettive e quant'altro.
torcia. Segui la torcia, non guardare me in questo caso. Segui la torcia e dimmi se ti dà fastidio oppure no. Aspetta, le pupille non sono dilatate, febbre non ne hai, 36,2 avevo detto, quindi va molto bene per il momento. Segui, 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 segui. Mi devi dire se ogni tanto vedi dei bagliori, se la torcia ti abbaglia, ecco, come in questo momento. Ok, oh, è tutto normale, non ti preoccupare, è tutto nella norma. Seguila, 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 segui la torcia. Ok, segui la torcia, perfetto. Ti ha abbagliato? Ti abbaglia? Ti abbaglia? Ok, no, è tutto nella norma. È tutto nella norma, direi. Sì, sì, sì. Ma grossi problemi, non ne vedo. È accesa o spenta? Mauro, è accesa o spenta? No, no, no. Per il momento va tutto. Per il momento va tutto. Sì, sì, ti sto ascoltando. Ti sto ascoltando. Ti sto ascoltando, Mauro, se ti dico che ti sto ascoltando, ti sto ascoltando. Perché non me l'hai detto prima, scusa? Vabbè, ascolta, per privacy queste cose le tengo per me. Bene. Sì. Allora, facciamo una cosa. Quello che tu mi hai detto rimane qua, va bene? Ma la tua compagna lo sa. Prendi queste gocce a sua insaputa. Scusa, perché non glielo dici? Ma in una coppia bisognerebbe dirsi tutto. Bisognerebbe raccontarsi tutto in una coppia, perché non glielo dici, li prendi di nascosto, ce l'hai se addormenta, poi tu prendi delle gocce per dormire che poi non ti fanno dormire, perché non glielo dici? Hai paura di farle male? Mauro, ascoltami bene, così, mio personale parere, stai facendo del male a lei e a te. In una coppia, in un rapporto d'amore, d'amicizia, bisognerebbe dirsi tutto. Non bisognerebbe, bisogna dirsi tutto. La prende come la prenda. Promettimi che glielo dici. Adesso io ti posso dare, ti do delle gocce sostitutive rispetto a quelle. Cambiamo il principio attivo, ok? Cambiamo il principio attivo. Cambiamo il principio attivo. Vai a diminuire lentamente l'assunzione delle gocce che stai prendendo attualmente. Lentamente tu. Esatto, lentamente. Elimini quelle gocce piano piano. Da 40 scali a 30, poi a 20, poi a 10 e poi sostituisci con queste gocce che adesso ti do. È chiaro che ti scrivo la ricetta medica, qui vedo un'urgenza, quindi queste ce l'ho io e te le do, sono nuove, un flaconcino nuovo. Sai che a noi dottori danno i medici, danno, e mi toglie le parole di bocca. Ascolta, questo è un farmaco generico, va bene? Il telorazepam è un farmaco generico. È un farmaco generico questo. Il farmaco vero e proprio sarebbero le EN, Empoli Napoli, N, N, N,
Inizialmente ne assumi 10 per notte, però promettimi questa cosa, la ricetta, tutto quanto, la fai vedere alla tua compagna, perché non esiste che lei non sappia nulla. Inizi con 10 gocce per 7 giorni, poi aumenti, fai 15 e arrivi a un massimo di 20, massimo 20 gocce per notte, e poi piano piano vai a scalare. Comunque, se ci sono problemi, io sono qua. Esattamente, vedi che sei, insomma, ci siamo. Mi scrivi una mail, prendi l'appuntamento, oppure se è una cosa urgente, il mio contatto WhatsApp, mi scrivi due righine e vieni qua, passi davanti a tutti perché a te ci tengo. Mauro, ascolta, è sempre un piacere, quindi non ti devi preoccupare di nulla. Però mi hai fatto una promessa. Quando vai a casa, come si chiama lei? Barbara. Allora Mauro, quando vai a casa parli con Barbara e le racconti tutto. Potrebbe essere che anche lei ti nasconda qualcosa per paura di rompere il rapporto, va bene? A volte succede, non spesso, ma a volte succede. Promesso? Me l'hai promesso, Mauro? Molto bene. D'accordo. Sì, puoi passare fuori, c'è la mia segretaria, le ho già mandato. Esattamente, devi soltanto ritirare la ricetta e poi vai in farmacia. Anzi, questa te la do io. Queste ce l'hai già, però puoi andare in farmacia con tranquillità e comprare le gocce. Mi raccomando, se c'è qualcosa che non va, mail o WhatsApp. Va bene, Mauro? D'accordo. È stato un piacere.